Bentrovati amici di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Settimana scorsa abbiamo parlato come alimento del grano saraceno, ma abbiamo dato anche dei consigli per una sana alimentazione in questo periodo del coronavirus. Quindi abbiamo parlato dell'importanza del consumare cereali integrali, la frutta, la verdura, i legumi, il pesce, di mantenersi comunque in qualche modo attivi dal punto di vista dell'attività fisica. Questa settimana, ovviamente, facendo seguito anche a quelle che sono le ultime disposizioni in cui si può uscire per la spesa solo 2 volte a settimana, e quindi vista anche la necessità di dover acquistare prodotti e alimenti che devono bastare per più giorni, parliamo di come poterli conservare e quindi disporre anche nel frigorifero, quindi per saperli conservare nel modo corretto, ma anche come utilizzare degli elettrodomestici che abbiamo nelle cucine per evitare anche uno spreco alimentare, cioè che questa parte di prodotti che andiamo ad acquistare in più vadano sprecati. Iniziamo ovviamente dal frigorifero. Questo elettrodomestico, che quando fu inventato, ha diciamo, rivoluzionato un po' quella che era la conservazione degli alimenti fino a quel momento, permettendo appunto di aumentarne la conservazione e anche di evitare quelle che erano la proliferazione dei microrganismi e quindi le tossinfezioni alimentari. La temperatura all'interno del frigorifero deve essere sempre tra i 4 e i 6 gradi, ovviamente va regolata anche in base alla stagione e quindi al periodo dell'anno in cui ci troviamo. In linea generale, comunque, la parte più fredda intorno ai 2 gradi è costituita dalla mensola, quindi la parte più bassa, la mensola sopra i cassetti, mentre la parte meno fredda, che può andare tra i 10 e i 12 gradi, è rappresentata dallo sportello e dai cassetti. Quindi vediamo come disporre gli alimenti all'interno del frigorifero. Nella parte più alta andranno conservati quindi i formaggi, i latticini, lo yogurt, gli affettati, i salumi sottovuoto. Nella parte media andranno messi gli avanzi di cibo, i dolci, mentre invece nella parte più bassa tutti gli alimenti crudi, quindi carne cruda e pesce crudo. Nello sportello ovviamente andranno messe le uova nell'apposito porta uova, ma anche le bevande, l'acqua, mentre invece nei cassetti la frutta e la verdura dopo averli lavati. Chiaramente il frigorifero è un elettrodomestico che necessita, per poter funzionare appieno, di avere la piena funzionalità, quindi è qualcosa di cui dobbiamo fare un'ottima manutenzione, a partire ovviamente dalla pulizia. Per pulirlo possiamo utilizzare delle soluzioni, per esempio, di acqua in bicarbonato oppure acqua e aceto, e per a volte diciamo risucchiare quelli che possono essere degli odori che si possono andare a creare all'interno del frigorifero se non conserviamo gli alimenti nella maniera corretta, odori che possono anche poi contaminare gli altri alimenti presenti. Possiamo utilizzare ad esempio dei fondi di caffè oppure una buccia di limone abbastanza, una fetta di limone abbastanza spessa oppure una patata sbucciata. Veniamo adesso invece per quanto riguarda gli sprechi alimentari, cioè come possiamo fare utilizzando quegli elettrodomestici che abbiamo magari in cucina per evitare che ingredienti o parti di ingredienti vengano buttati quando invece possono essere comunque utilizzati in maniera diversa. Partiamo con il sottovuoto. Ovviamente questo ci permette 2 cose: di aumentare la conservazione di determinati alimenti o di preparazioni, ma anche di acquistare, appunto, come è richiesto in questo periodo, magari più prodotto, più quantità di un determinato alimento, potendolo poi consumare ovviamente nelle settimane successive. Abbiamo poi, per esempio, l'essiccatore, che è uno strumento che elimina la parte liquida degli ingredienti e quindi ne va automaticamente ad aumentare la conservabilità. Questa è una cosa che possiamo utilizzare, per esempio, per la frutta e la verdura. Così come la frutta e la verdura possono essere trattate con gli estrattori oppure con le centrifughe, che ci permettono di fare 2 cose. Da un lato di utilizzare la frutta e la verdura, magari che abbiamo in eccesso, trasformandoli in bevande, quindi in centrifugati, in frullati, che sappiamo quanto facciano bene e ci permettono anche di rimanere meglio idratati. E quindi sfruttiamo la frutta in eccesso in questo modo, utilizzandole come bevande, e in questo modo eviteremo anche di comprare magari dei succhi invece di tipo industriale.
Infine abbiamo i frullatori e i tritatutti. Ovviamente a volte capita facendo delle ricette che possano rimanere delle parti di ingredienti che per la loro consistenza sono difficilmente lavorabili in altro modo. Con questi strumenti invece li possiamo trattare, li possiamo recuperare, quindi evitiamo di buttarli e di farli diventare anche magari parte integrante di una nuova ricetta. Bene, finiamo qui anche questo appuntamento con la nostra rubrica. Ci rivediamo la settimana prossima, sempre su Cilento Channel.